Al primo incontro di Creabili, l'officina del fai da te. Questa sera abbiamo il laboratorio di cucina vegana. Avremo Sabrina che ci presenterà spaghetti crudisti vegani di rape rosse, pasta alla carbonara vegana e tiramisù, tutto vegano, senza latte, uova e senza crudeltà. Gli spaghetti di rape rosse crudisti con una salsa con dei pomodorini freschi, pomodorini secchi, basilico e anacardi. Ho preso le rape rosse, le ho tagliate con un attrezzo che viene fuori lo spaghetto e poi dopo ho triturato gli anacardi insieme ai pomodorini, i pomodorini secchi e il basilico in un robot, un mixer, un robot da cucina. E ho assemblato il tutto, non vanno cotti, quindi è un piatto crudista, quindi va alla base va la rapa rossa e sopra la salsina. Come secondo piatto abbiamo fatto degli spaghetti alla carbonara, ho utilizzato tofu, panna di soia, wurst e farro soia. Ho preso una padella, ci ho messo un filo d'olio, ho fatto rosolare i wurst tutti tagliati a mo' di pancetta, diciamo, li ho fatti rosolare, ho fatto bollire da una parte gli spaghetti, ho utilizzato quelli integrali, poi il tofu, il panetto di tofu l'ho sbriciolato, l'ho fatto frullare insieme alla panna di soia. Finito la cottura degli spaghetti, ho messo gli spaghetti, li ho scolati e poi li ho messi dentro la padella con i tocchettini di tofu e ci ho aggiunto la panna di soia con il tofu. Ho unito tutto e sono pronti per essere mangiati. La terza ricetta è il tiramisù vegano. Ho fatto la crema vegana che è fatta con 500 ml di latte di soia alla vaniglia, 80 g di zucchero e 60 g di farina e la scorza di limone. Va fatto tutto in un pentolino e questo è il risultato. E dopo ho fatto uno strato di biscotti digestive, sopra ci ho messo il caffè, li ho bagnati nel caffè, ci ho rimesso la crema. E ho fatto un altro strato di biscotti, crema e dopo alla fine ci ho spolverato del cacao amaro.